This is about if Gurudev can say something more about the Leela of Gopeshwar in Vrindavan. Chiede se Gurudev può spiegare di più riguardo il Leela di Gopeshwar Mahadeva Vrindavan. Because, dico in inglese, because okay, I remember that when Gopeshwara first tried to enter in the Rasa Leela without Radha and Krishna permission and without the Gopi permission. So I remember that, and I remember that the Gopis sent him away from the Rasa Leela. And then he get permission, and then he could enter officially as Gopeshwar. I want to ask, what does it mean for us? And whatever you like to say, Gurudev, about this to for us. Jayananda Maharaj Vajai. Shyamal chiede riguardo del Leela di Gopeshwar Mahadeva, che lui si ricorda di come lui voleva entrare nella danza rasa, ma non ne fu capace, fu cacciato via dalle gopi. E quindi se si può elaborare, spiegare qualcosa di più riguardo di questo, cosa questo significa per noi, e Gurudev chiede a Jayananda Maharaj di spiegare. Radhe, Radhe, I don't know so much, so, but so I will little bit to explain them, maybe Radha Charanji and Gurudev could do. Add and help me. Cioè, io non conosco molto, però proverò a dire qualcosa. Poi Gurudev e Radha Charan possono cercare di aggiungere qualcosa. So, many, or maybe a few people heard the glory of Vrindavan, glory of Gopis, and glory of Rasa Leela Maharas. Solo alcune persone hanno potuto ascoltare le glorie di Vrindavan, delle Gopi e della danza rasa. So they want to see and they want to join this Rasa Leela. Quindi coloro che hanno ascoltato vogliono partecipare a questa danza rasa. But problem is there. Però c'è un problema. Because in Vrindavan only one Purusha. Perché a Vrindavan c'è soltanto un Purusha. Other people is Prakriti. Tutte le altre entità sono Prakriti. So that means only Krishna, Vrajendra Nandana, is only one Purusha in Vrindavan. Questo significa che questo unico Purusha che c'è a Vrindavan è Krishna, Vrajendra Nandana. So other people is actually Prakriti. Quindi tutte le altre personalità sono Prakriti. So that means Vrajendranand is only enjoyer. Quindi significa che l'unico goditore è Vrajendranand. All other devotee is enjoyed. Its position is servant of Krishna. E tutte le altre personalità sono dei servitori di Krishna e vengono goduti da lui. So among the Krishna's servant, most elevated servants is gopis. Quindi tra i servitori di Krishna, quelli più elevati sono le gopi. Because gopi has no other desire. Please. Che le gopi non hanno nessun altro desiderio all'infuori che servire Krishna. To please Krishna, they can go to hell
they can give up anything, social custom, you know, like a parents, husband, children. Gopi could give up everything for to please Krishna. Per compiacere Krishna, le gopi sono disposte ad andare all'inferno, sono disposte a rinunciare alla propria casta sociale, al proprio marito, a qualsiasi cosa. So among the many pastime, some pastime demigods could see. Ci sono dei passatempi, tra tutti i passatempi, i quali possono essere visti anche dai Deva. Like Brahma could see some pastime of coward boy with Krishna. Ad esempio, Brahma ha potuto vedere dei passatempi di Krishna con i pastorelli. Or maybe Indra could see some pastime with Vrajavasi. O anche Indra ha potuto vedere dei passatempi di Krishna con i Vrajavasi. But to see very intimate pastime with Gopi and Krishna is very difficult to see. Però è molto difficile che qualcuno sia riuscito a vedere i passatempi più intimi tra Krishna e le Gopi. To become Gopi e to enter or to see the pastime of the Gopi with Krishna, we need blessing from Gopi or Srimati Radhika. Perché per essere capaci di assistere ai passatempi di Krishna e le Gopi abbiamo bisogno di ricevere le benedizioni dalle stesse Gopi o da Srimati Radhika. So many people knows Lakshmi Devi had glory of Rasa dance. Lakshmi Devi want to join this Rasa dance and he start did so much great austerity in Belvan, but she could not enter in this Rasa Lila. Tutti quanti conoscono la storia di Lakshmi che ascoltando le glorie della Rasa Lila voleva anche lei partecipare, quindi arrivò a Vrindavana, ma le fu negato l'accesso per via della sua opulenza e quindi per cercare di entrare a Vrindavana cominciò a fare tantissima austerità. Ma nonostante ciò, ancora oggi si trova a fare austerità in un posto che si chiama Belvan e non le è stato dato l'accesso a Vrindavana. Because Lakshmi could not give up her identity, I'm Lakshmi, and Lakshmi could not follow Gopi and Radha's mood, or Gopi's instruction, or Gopi's mood. She could not. Perché Lakshmi non è stata ancora capace di rinunciare a quella che è la sua identità di Lakshmi e di seguire quindi le Gopi e Radharani nel mood di una Gopi. So Narada Muni want to become Gopi to see Rasa Lila. And then quindi Narada Muni vuole diventare una Gopi per vedere la Rasa Lila. And then Narada Muni got mercy of some Gopi or Purnamasi Yoga Maya, they could become Naradiya Gopi. E quindi grazie alla misericordia di Purnamasi Yoga Maya o di qualche Gopi, Narada Muni è potuto diventare una Gopi dal nome Naradiya Gopi. So similarly, Lord Shiva want to become Gopi and to see Rasa Lila. Quindi similmente anche Shiva ebbe questo desiderio di diventare una Gopi così che poteva assistere alla Rasa Lila. But one problem, Shiva has Purusha mentality. I'm man, I'm Shiva. If he has this mentality, he cannot enter Rasa Lila or he cannot see
even see is impossible. Però c'è soltanto un problema, che Shiva è cosciente di essere Shiva, quindi di essere un Purusha. Lui ha il man, l'identificazione, l'orgoglio di essere Shiva, e quindi in questa identificazione è impossibile per lui assistere e vedere la rasa lila. I forgot the lila, you know, in detail, but you know, Shiva could not enter, so Shiva has to take shelter with Gopi or Yogamaya or you know someone. Quindi Shiva deve prendere rifugio dalle gopi, da Yogamaya, per essere capace di entrare nella rasa lila. So Shiva take shelter from gopis or Yogamayas, Purnamasi, and he bathes or something, and he become one gopi. Quindi lui riceve la misericordia da questo forte desiderio che ha e si fa il bagno nello Yamuna per poter ricevere la misericordia di diventare una gopi. E così fa e riesce ad avere l'aspetto di una gopi. So then Shiva become Gopeshwara Mahadev, because she become one gopi, and he has some service to I think five place. He was kind of like a guardman. He's checking someone who is qualified or not. If someone who has not blessing from Mahadev, we cannot enter Vrindavan. Quindi Shiva, nella sua forma di gopi, prende il nome di Gopishwar Mahadev e lui riceve dalle gopi il servizio di essere un giardiniere, di essere colui che sta al cancello, che dà la misericordia alle persone, alle anime come noi, e controlla chi è qualificato per poter entrare o non entrare a Vrindavana. So anyway, point is to become gopi, to see enter or see the intimate pastime of gopi and Krishna or Radha and Mohan, we need blessing from gopi o a Srimati Radhika. Quindi il punto è che per poter essere abili nell'entrare a Vrindavana e l'assistere ai lila intimi come la danza rasa, abbiamo bisogno delle benedizioni, della misericordia delle gopi o di Srimati Radhika stessa. And also we have to follow their mood to please Krishna. E dobbiamo seguire il loro mood per poter compiacere loro e Krishna. So gopi, most of gopi is Ishtadeva is Krishna. L'Ishtadeva della maggior parte delle gopi è Krishna. So Radhika's Ishtadeva is Krishna. E anche l'Ishtadeva di Radhika è Krishna. But the most of followers of Chaitanya Mahaprabhu, our Ishtadeva is Srimati Radharani. Però l'Ishtadeva per i seguaci di Chaitanya Mahaprabhu è Radharani. Because we want to help Radharani, we want to serve Radharani to meet Mohan. We want to please Radharani and we don't want to associate Krishna personally. We want to associate Krishna through the Radharani. This is our position. Perché noi vogliamo servire Radharani, non Krishna. Vogliamo assistere Radharani
ai suoi incontri con Krishna. Because Gopi Saki, they could not enter intimate pastime. But Radhika's Dasi could enter most intimate pastime of Radha and Moha. Perché ci sono i passatempi più intimi tra Radha e Krishna, dove dei gruppi di gopi, delle sakhi, non hanno accesso, mentre le mangiari, le servitrici di Radharani, che sono delle bambine piccole di tenera età, hanno accesso a tutti i passatempi più intimi. So I think in detail Radha Charan Baba or Gurudev could talk more in detail. Very nice here. Dice forse Gurudev o Radha Charan Baba possono aggiungere qualcosa in dettaglio. Gurudev è stata una spiegazione molto buona. Altre domande? Posso io fare una domanda? Sì. Allora, magari dico, cerco di dire in inglese e poi tu traduci. So, I was very inspired by explanation of Jayananda and it's come to me one question. So in the spiritual life is necessary to forget our actual identity and to take our eternal identity. When we are in between, we can say we always we forget our real identity and we are mostly on false identity. Puoi tradurre magari. Traducite, fai te. Tanto sei sia l'italiano che l'inglese. No, mi fai favore se traduci tu, se puoi. Ma fatto no, perché non ti ho seguito troppo. Falla okay. Meglio. Vai. Allora, nella nostra vita spirituale, a me mi ha ispirato questa storia di quel racconto di Jayananda. Mi ha ispirato una domanda. Praticamente noi viviamo in due personalità. Una è quella spirituale e quella attuale, che sembra che nella vita spirituale dobbiamo dimenticare quella attuale e vivere più in quella spirituale. Adesso la mia domanda è, che non ho ancora detto in inglese, però dico prima in italiano, è quella di come fare, come più velocemente imparare a vivere nella personalità spirituale di più e come fare, come equilibrare queste cose. So my question is how to very quickly start to live in our most of the time in our spiritual identity and not to be in our false identity, because just knowing that exists, that we are in two level, and when we are conscious of that, it's quite suffering when we cannot and be completely present in our spiritual identity. But the question is also how to do, what is the best way to very quickly be situated in our spiritual identity.
dice come vivo, poter vivere nella identità spirituale. Ha una domanda. It is question for Gurudev, but also for Jananda and Aladev. Radhe, Radhe, thank you. Okay, then I can talk first. Then Gurudev could say more detail. My understanding is, because I'm not qualified to say like this, but as far as my understanding like this, to fix our Swarupa Besh, I think most important thing is association with someone who already living in Swarupa Besh, like Gurudev. Quindi io credo che il sistema più efficace per poter fissare la consapevolezza della nostra forma spirituale sia quella di associarci con coloro che sono già fissi nella loro coscienza della forma spirituale, come ad esempio associarci con Gurudeva. So this association means hearing of Radha Mohan Katha, especially Virapaksamanjari and Radha Rasastani. Associazione significa ascoltare la katha di Radha Mohan, soprattutto i passatempi descritti nel Vilappu Sumangali di Radharasa Sudaniri. And also living in Vrindavan is very much powerful to fix ourselves. E anche vivere a Vrindavana ha un effetto molto potente. And question may occur. Question may arise. What kind of question? So I'm staying outside Vrindavan. I could not get enough association with Gurudev, and then what to do? Quindi qui può sorgere una domanda dove uno si chiede, però io vivo fuori Vrindavana e non ho molta associazione con Gurudev, quindi che posso fare? Then that's question. So as much as possible we should hear from Gurudev. That is one thing. Che noi dobbiamo ascoltare comunque sia le parole di Gurudeva il più possibile. Questa è la prima cosa. Another thing, every morning, every night, daytime, we have to say, I'm Radha Dasi. I'm maid servant of Srimati Radharani. Nothing else. E un'altra cosa è che dobbiamo ripetere tutto il giorno, la notte, che io sono una Radha Dasi, io sono una servitrice di Radharani e nient'altro. From get up in the morning, chanting mantra, I'm Radha Dasi. Da quando ci alziamo la mattina, cantiamo i mantra e ci ripetiamo, io sono una Radha Dasi. If we have to go to work, say before working, I'm Radha Dasi. Quando andiamo al lavoro, prima di andare al lavoro, ci diciamo, io sono una Radha Dasi. To take a family affair, say I'm Radha Dasi. E anche quando dobbiamo gestire i doveri di famiglia, ci dobbiamo sempre ricordare che io sono una Radha Dasi. Whatever we do, we think I'm Radha Dasi. Quindi qualsiasi cosa ne facciamo, dobbiamo pensare io sono una Radha Dasi. So Gurudev's teaching is very one-pointed. I'm Radha Dasi. Quindi l'insegnamento di Gurudev ha quest'unico centro, obiettivo, di farci capire, realizzare che io sono una Radha Dasi.
So it this is it may help us. Quindi questo ci può aiutare. So Gurudev could say more things because I'm good. Gurudev ci può spiegare ulteriormente se se lo sente. Without Sarup, realization, when we not stay and visit to the Sarup identity, we not relish the beauty of Radha Dasi as ours. Quando noi non veniamo a contatto con la nostra forma spirituale, allora non possiamo realmente gustare il servizio a Swami. The divine, it gives the divine light. This light change our life. Perché questo servizio è divino, della forma spirituale è divina, quindi questa luce divina è ciò che cambia la nostra vita. The exchange of love gives hope that there is still and selfless still existing. Il poter assaporare i loro scambi divini d'amore puro ci dà speranza che esiste anche l'amore incondizionato. Ed è una cosa magnifica. Volevo chiedere in questo periodo un short, ma ieri dicevano che ogni giorno del mese è associato a una divinità, è associato a chi la Maya Shoda, la mamma Maya Shoda. Lei diceva che c'è questo mese, ogni giorno c'è come una festa. There is a technical question from Kasturi. She's asking if anyone knows in this Purushottam Mass, she heard that every day is associated with one personality, like one Brajavasi, like she heard that yesterday was connected to Mother Yashoda. If anyone knows about this, if can tell anything. Passiamo alla prossima. Allora io proporrei che Gurudev è in un mood di ascolto molto oggi, più che partecipa, anche perché è un po' stanchino. Magari possiamo leggere qualcosa. Che dite? I'm saying maybe we can read something that Gurudev today is, likes to listen more, maybe. If you agree. I was selecting last time one verse from Radharasuda Nidhi, which is explaining a lot of Radharani's service with Mother Yashoda, cooking service. If you like, we can read that. Mi sciolgo per prendere la sua. So, if you have the book, if you want to follow, is the verse number 69 of Radharasuda Nidhi. È il verso 69 del Radharasuda Nidhi. Grazie.
maybe if any English devotee like maybe to read in English, and I will make the live translation in Italian. Anyone inspire for that? Or facciamo la solita persona. Vabbè, leggo io inglese e italiano, se non c'è nessuno che fa l'anzi. Ah, vuoi che leggo io in inglese? No, dico se qualcuno devo d'inglese voleva fare. Sarà per l'ente partecipo magari qualcuno, così non fa nessuno avanti. La telecamera non si capisce perché chi stai parlando. So shall I start? Yes, please. Yeah, okay, give some sign because otherwise it's not understandable if voice is coming or like. Okay. Glory to the sweet saffron golden light that is full of very elegant, freshly arising youthful playfulness that enchants Krishna and inflames him with passion. Although he is anyway the very form of intense and deep transcendental bliss that plays lovely games in Vrindavan's bowers, and that is loved by the queen of Braja, Yashoda, as much as Sri Govinda is. Non riesco a vedere, c'è bisogno dell'italiano oppure i devoti che ci sono in inglese capiscono l'inglese? I devoti italiani. Bisogno dell'italiano, forse no. Solo io. No, no, neanch'io lo capisco. Ok, magari no, qualcuno... magari facciamo il doppio lavoro a vuoto, ho detto prima chiedo. Grazie. Okay. Thank you. Allora, perdonate la traduzione, verso poetico, magari qualche sbaglio quella. Gloria alla dolce luce, color oro zafferano, che è piena di eleganza, la quale fa sorgere freschi giochi che hanno sapore di animale, incanta Krishna e lo infiamma con passione, nonostante egli
è la vera forma di beatitudine intensa, di intensa e profonda beatitudine trascendentale, la quale gioca, la quale esegue passatempi amorevoli nei boschi di Vrindavana, e la quale è amata dalla regina di Vrindavana, Yashoda, così come lo è Sri Govinda. Sammohini Sri Radha. Every morning, at about 7 o'clock. Gora, puoi spegnere il microfono? Grazie. Every morning, at about 7 o'clock, Bhamini sets out from her parental home or from Yavat, the house of her would-be husband Abhimanyu, to cook for Krishna in his abode Nandishvara. Tutte le mattine alle 7 Swamini esce dalla casa dei suoi suoceri o da Yavat, la casa di suo marito Abhimanyu, per andare a cucinare per Krishna a Nandishvara. Mother Yashoda daily asks Srimati to come to her home to cook for Krishna, because she had gotten the boon from Durvasa Muni that whatever she would cook would increase the lifespan, health, and taste of the one who eats it. Mama Yashoda quotidianamente chiede a Srimati Radharani di venire a casa sua per cucinare per Krishna, perché lei sa che Srimati Radharani ha ottenuto il dono da Durvasa Muni che qualsiasi cosa essa cucina incrementa il gusto, la vita e la salute di colui che lo mangia. Thus, she has become Amrita Pani, one whose hands turn everything into nectar. Quindi lei è diventata Amrita Pani, ovvero colei che riesce a trasformare tutto ciò che tocca con le proprie mani in nettare. Arriving at Nandishvara, Srimati bows down to her superiors and enters into the kitchen. Ma Yashoda sprinkles Srimati with tears of love and blesses her. O moon faced one, may you live 100 years and always years. Sorry. May you live 100 years and always give pleasure to my eyes. O Radhe, you are the goddess of fortune herself. You always glance mercifully on my house, so my storehouse is filled to the brim. There is no shortage of any ingredient in my unlimited storehouse. Whatever you need for cooking, you can take. Arrivando a Nandishvara, Srimati fa l'omaggi alle sue superiori ed entra in cucina. Madre Yashoda spruzza delle lacrime di amore a Srimati e la benedice dicendole: O faccia di luna, che tu possa vivere 100 anni e che tu possa sempre dare piacere ai miei occhi. O Radhe, tu sei la dea della fortuna stessa.
Posi sempre il tuo sguardo misericordioso sulla nostra casa e perciò la mia dispensa è sempre piena. Non c'è mai qualcosa che manca, non ci sono mai degli ingredienti che mancano in questa dispensa illimitata. Qualsiasi cosa di cui tu abbia bisogno per cucinare la puoi prendere. Srimati is very happy to get that order from Queen Yashoda. Mother Rohini also blesses Sri Radha, saying, O daughter of mine, you are a very good cook. Cook whatever you like. Hearing Rohini's words, Swamini bows her head down in shame. Affectionately, Mother Rohini sits Srimati close to the stove on a golden chair covered with a white sheet. The fire is burning on cedar, aloe, and pine wood, and all the ingredients are lying before Swamini. Handed to her by a maid servant, whenever she needs any. Quindi Srimati Radharani è molto felice di ricevere un tale ordine dalla regina Yashoda. Anche Madre Rohini la benedice dicendole: Oh figlia mia, tu sei una cuoca molto esperta, cucina qualsiasi cosa vuoi cucinare. Ascoltando le parole di Rohini, Swamini posa il suo volto verso il basso con timidezza. Affettivamente, Madre Rohini fa sedere Srimati vicino al fornello con una sedia dorata ricoperta da un telo bianco. Il fuoco brucia con del legno di pino, aloe, cedar, il legno di cedro e l'aloe. Tutti gli ingredienti sono lì davanti a Swamini, i quali sono stati portati da una servitrice che le procura tutto ciò di cui lei ha bisogno. Sometimes Swamini checks whether the fire is burning well or not. Sometimes she lifts the lid from the cooking pot to see if the preparation is cooked. Sometimes she adds some spices, and sometimes she stirs the preparation with a spoon. While she does that, her tree-lined belly, breast, arms, and shoulders are moving along and cause her to shine with unrivaled sweetness. Delle volte Swamini controlla se il fuoco sta bruciando bene oppure no. Delle volte alza il coperchio della pentola per vedere se la preparazione è stata già cucinata e delle volte aggiunge delle spezie e delle altre volte ancora gira la preparazione con un cucchiaio. Mentre fa tutto ciò, il suo stomaco dalle tre linee, il suo seno, le sue braccia, le sue spalle si muovono e provocano uno splendore in lei che è di una dolcezza senza rivali. Dopo parliamo, meanwhile, Shamasundar finished his bath and had himself dressed. And now
he sits down in his bhajan kutir, meditation room, to repeat the name of Radha and to meditate on the Radha mantra. Just word of this Radha mantra, Shyam Sundar meditates on. It's like the Only that. Meditate Radha. Like Radha name. We also meditate Radha. Mantra is Radha. My Parkiya Bhav is hidden for everyone. That is a Radha. Yeah. Go on. All mantra is for Radha. Tutti i mantra sono per Radha. Anche il Mamantra in realtà è un mantra per Radha, quindi anche Krishna pensa sempre a Radha Mantra, al nome di Radharani. Yeah. Prema Mai Radha is always his desired deity. And by doing japa of her name, she will appear in person. His heart becomes stirred with desires to see her. By chanting the mantra of any mantra you chant, the mantra what you chant, he will appear. That is the meaning it mentions. So why we chant mantra, then the name of that person appears in my Il mantra ha una potenza tale che riesce a far apparire la personalità che risiede in quel mantra. Quindi perché noi cantiamo il mantra? Perché vogliamo che quella personalità appare del mantra che cantiamo, di quel nome, nei nostri sentimenti. Traduco in italiano la parte. Nel frattempo Shyama Sundara ha finito di fare il bagno e si è vestito e va a sedersi nel suo bhajan kutir, nella camera della meditazione, per ripetere il nome di Radha e meditare sul Radha mantra. Prema Mai Radha è sempre la sua divinità desiderata e facendo il japa del suo nome lei gli apparirà in persona. Radha is very important because she is the goddess of prema. The prema come from her. If you want to be close to God, anyone, and if you have no love, how you can recognize? So love is the base of anything what you like. So we are, anyway, we pray Radha first, for the prema to revive inside. Mother Yashoda also want to welcome Radhika Bhai, because motherly love, love of mother, more increase, she wants. By receiving Radhika, like a daughter. If she is making daughter to Radhika, naturally the mother love will increase or not. And why she wants to increase? To give to Krishna. But love has to be increased. That is the priority in our life. Perché Radharani è importante? Perché il prema, l'amore divino, proviene da Radharani. Come possiamo mai pensare di avvicinarci a Dio
se non abbiamo amore. L'amore è la base, anche la fine nella nostra vita, ed è quello di cui abbiamo bisogno e che dobbiamo ricevere da Radharani. Perché in questo caso Madre Yashoda è felice e chiede a Srimati Radharani di venire tutti i giorni a casa sua, perché grazie al prema che ha Radharani, anche l'amore di Madre Yashoda per Krishna si incrementa. Claro. Lina? He cannot tolerate any delay anymore. He looks down the road for you, saying, Rai, Rai, with faltering voice. He considers each moment to be millions of ages. Wow. Krishna becomes eager to see the object of that contemplation, and he goes to the kitchen. When he peeps through the kitchen window, he sees Srimati cooking there. Mm. Ah, such sweetness. She does not have her veil on straight, and her dress and ornaments are loosened because of the hard work. Her face shines with a reddish glow because of the burning fire, and her cheeks are beautified by pearl-like sweat drops. Shyam cannot move his feet anymore as he beholds the object of his meditation. You find his object when he sees Radha. Krishna also finds his object because he also needs love. So he cannot move himself because love is standing. And this love is serving, cooking for who? For Krishna. Love is teaching how to give love. Understand? Love teaching, I have so much love for Krishna that I am sweating and but I am cooking to please my beloved Krishna. By looking this, Krishna cannot move. You see, the Krishna feet become blocked. L'amore Krishna, quando vede Radharani mentre cucina, vede l'oggetto della sua contemplazione e vede l'amore. E perché è l'oggetto della contemplazione di Krishna? Perché anche Krishna ha bisogno di amore. Quindi in questa azione, in questo passatempo, l'amore sta insegnando l'amore. Radharani sta insegnando l'amore attraverso il suo comportamento. Perché lei cucina? Lei cucina soltanto per soddisfare Krishna. E anche se suda ed è un lavoro duro, lo fa ugualmente. E Krishna, mentre guarda Radharani, non riesce neanche a muoversi, è completamente immobile, estasiato. What is the goal of love? To always in the service and try to make happy to your lover. Right?
qual è l'obiettivo dell'amore? Quello di essere sempre in uno stato di estasi, impegnati nel servizio per rendere felici il proprio amante. And to receive the love this Krishna, when he sees this moment of love of God and goddess of love, he becomes stunned. He has no energy to move his feet. He blocks himself and he starts melting. E Krishna, che è colui che riceve questo amore, quando vede le azioni, i movimenti della dea dell'amore di Radharani mentre svolge questi servizi, lui rimane completamente immobile. Si sente come di svenire, non riesce più a fare niente. So I think clothes is not covered to whole body. Forget everything. It's not that she not covers, she covers, but in the service she forget to nicely cover. Quindi Srimati Radharani perde delle gocce di sudore e si trova in una condizione anche in cui il suo velo non è posato bene, è un po' scoperta, ma lei in realtà non è che lo fa apposta. Lei si veste sempre molto bene, ma per via del servizio, che anche lei prova dell'estasi nel servizio, il suo velo si sposta e lei non è cosciente. So why we follow love? You see the teaching of Jesus. What he come from? Only to teach love. He say, all your neighbor, love your neighbor. Teaching the love is the real energy to love the Dios, who love the God. Perché noi seguiamo l'amore? Vedete gli insegnamenti di Gesù? Lui ci ha detto di amare il nostro vicino. Coloro che amano Dio sono coloro che hanno la vera energia dell'amore. If you have moved the mountain, you have a mystic power to move the mountain. And if you have no love for God, it's useless, nothing. Tu puoi anche essere abile nel avere dei poteri mistici con cui puoi muovere delle montagne, ma se non hai amore, questi poteri mistici non servono a niente. So this God, this Krishna, he say, if you want to love, you have to take shelter of us. This is very confidential knowledge, Prabhupada said. 10:10, Bhagavad Gita. Krishna is the goal. When you assign Krishna, then by his mercy, we find out the alternative goal. Right? Goal is higher, alternative goal is higher. Quindi Krishna ci dice, se tu vuoi sviluppare questo amore divino, allora devi prendere rifugio in Radhika. E questo è quello che ci spiega Prabhupada nel capitolo 10, verso 10 della Bhagavad Gita, una conoscenza molto confidenziale. Lui ci dice che l'obiettivo è Krishna e che dobbiamo firmare con Krishna. E se riusciamo a fare ciò, allora lui ci farà vedere qual è l'obiettivo ultimo, che è Srimati Radharani. He only writes alternative goal. But what is alternative goal? What is the meaning of that? Who will say this? When I will assign Krishna, Krishna will show me, my dear, you have a real love for me. You want something, I give you something. And then Krishna's gift is this. That is, this is to do.
Quindi quest'ultimo obiettivo, chi è che ci mostra quest'ultimo obiettivo? Cos'è in realtà quest'ultimo obiettivo? È Krishna stesso, che se vede che noi firmiamo con lui, che lo vogliamo realmente amare, allora lui ci dice: mio caro, dato che mi vuoi realmente amare, ti mostro qual è la via per farlo. And he instructs to his servants, happy now they are, he is very reliable servant, you have to help him more about the love than the dasi or dasa in a form of our guru. They help us, show us. Quindi Krishna, vedendo la determinazione di un devoto nel amarlo, allora lui, riferendosi ai suoi associati, dice: vedete questo devoto com'è determinato ad amare, per favore aiutatelo. E quindi una dasi o un dasa ci vengono ad aiutare nella forma del guru per poter imparare questo amore. But one more in the round beside of appreciation. That's right. Non disconate l'altro. Shyam cannot move his feet anymore. You see, God cannot move his feet. He make us puppet, but now he cannot move the feet himself. Vedete, Dio stesso non riesce a muovere i suoi piedi. Lui ci ha fatto come dei pupazzetti, delle marionette che ci muove, ma lui stesso, in questo caso, vedendo Radharani, non ce la fa muovere i piedi. It happened only in ecstasy of happiness when coming life. We don't want to move our body, our eyes, our feet from that place. E questo avviene soltanto quando ci troviamo in uno stadio di estasi, in cui vogliamo soltanto essere in quello stato e non vogliamo muovere il nostro corpo, i nostri piedi, le nostre mani, niente da quel specifico luogo. Shyam cannot move his feet anymore as he beholds the object of his meditation. What? Last light? As he beholds the object of his meditation. Wow. Explain this. I cannot understand. You explain. Yeah, please. Jananda Maharaj. Yes. Jananda Maharaj, only you can explain. He's out of mind. Shyam cannot move his feet anymore as he beholds the object of his meditation. So Krishna was, after bathing, Krishna was meditation, chanting Radha's mantra. And then he was so eager to see Radhika. And then he was thinking Radhika is coming. And Mohan could see Radhika is cooking for him.
at that time, Radhika's veil is not covered with her face. And so Krishna was seeing kitchen window, and Krishna's face and sweat like jewel is appear, and Krishna see Radhika's sweet face, moonlight face, but this face become reddish because fires is there for cooking and sweating, her moving is so elegant. Once he saw Swamini, then he was like a stucked, a completely amazed, Adbhuta, completely stunned, because she's so beautiful, she's so sweet. So Krishna was thinking, oh, my meditation's object now here, my most dear Swamini is there. So this Krishna become like a, Krishna become like Ashta Sattvika Baba. Krishna is stopped, and Krishna looks like trembling. Krishna is also like sweating. He want to say, but he could not say anything. Just become like a statue, like a crazy person, mad person. He could influence from some of Madanakya Mahabharata. Krishna become crazy. Krishna supposed to attract everybody. Krishna attract whole universe. But Radhika attract Sammohini. Krishna attract, no, Krishna was attracted by Swamini. So this, we could see how Swamini is controlled. Swamini controlled Shama, Mohan. Mohan's beauty, Mohan's very good quality is Mohan is bounded by devotee's love, especially Swamini's love. He's controlled. Krishna maybe say, Madana, Madana Mohan. But Radhika is Madana Mohan Mohini. Because Radhika has 100 times or even more quality than Krishna. So we could see he beholds the objects of his meditation. His eyes are widened of ecstasy from seeing her. Yeah. He become like Jagannath. He has completely eyes open. Do not move. One thing I want to say. Yes, Gurudev. You see, whole world. Vedete tutto il mondo? What is the object for whole world? Qual è l'oggetto di tutto il mondo? Krishna. Krishna.
Right? Giusto? They are need he? Yes, even if they are in false ego, this, their object is Krishna. Yes, yes. And Krishna is object is Krishna yes. Object is qual è l'oggetto di Krishna? Radhika. So when we sign, the goal is Krishna. When we sign, then the Krishna object we understand. Quindi quando noi firmiamo con Krishna, dopodiché, allora noi possiamo comprendere qual è l'oggetto di Krishna. Understand? Object and what? Ultimate goal. Ultimate goal. Qual è l'oggetto e l'ultimo obiettivo? Understand? One thing more I realize, so I share, want to share you. È un'altra cosa ho realizzato e voglio condividere con voi. What is pastime? Che cos'è il passatempo? What is lila? What is rasa lila? Che cosa sono i lila? Che cos'è il rasa lila? You know this? Lo sapete? This is the play of the object and subject. Questo è il gioco tra l'oggetto e il soggetto. Sometimes subject become object and sometimes object become subject. Delle volte il soggetto diventa l'oggetto e delle altre volte l'oggetto diventa il soggetto. The devotee, when we are the Krishna devotee, we don't know why, but we follow Gurudev Adesh and we follow Krishna. Quando noi siamo devoti di Krishna, non sappiamo molto il perché, però cerchiamo di seguire le istruzioni del Guru, seguiamo in questo modo anche Krishna. Guru says God is important. We in the search of God, Krishna is only there. Il Guru ci dice Krishna è importante e nella ricerca di Dio Krishna è la cosa più importante che devi seguire. When my bhajan grows, then same guru expand in different place and then say no no no. Krishna is a cowboy. He's not a supreme lord. He's a cowboy. He's a gatekeeper. He's a gardener of Vrindavan. Però quando il nostro bhajan si intensifica e diventa più profondo, allora quello stesso guru si manifesta in delle altre forme e ci insegna e ci dice che in realtà Krishna non è il supremo, non è Dio. Lui è soltanto un pastorello, è soltanto il giardiniere di Vrindavana. Means Gurudev, who teach me that he's a supreme god, he's lying to me. Allora io magari penso... Gurudev che mi ha sempre insegnato che Krishna è la suprema personalità di Dio adesso mi sta dicendo una bugia allora? No, no, no. He knows my consciousness that I am searching God to get the Amazon business. No, non è che lui ci dice una bugia, è che lui può vedere qual è lo stadio della nostra coscienza, allora a seconda può, ci dà un'istruzione e lui può capire se noi stiamo ricercando Dio soltanto per avere una relazione tipo Amazon che chiediamo, facciamo un ordine e riceviamo. Then he said, ok, take this Amazon, I give you Krishna Amazon. Quindi se noi abbiamo questo desiderio, allora Gurudev ci dice, va bene, io ti do Krishna nella forma di Amazon, prendilo. And he start giving me, we start believing him, he start giving me, we believe it.
E quindi no, lui ce lo dà, noi lo, ci crediamo e iniziamo a fare gli ordini. I start doing bhajan also because I am receiving everything what was not before to me. E quindi vedo che inizio a ricevere delle cose che prima non avevo, allora tutto contento faccio bhajan, perché vedo che grazie a quel bhajan ricevo tutti gli ordini, i desideri che avevo. My bhajan grows. Then again, same guru come in different form. He said, no, 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 you are this Krishna is a Braja. His guru is a Brajavasi. And he is simple cowboy. Quindi, nonostante io faccio il bhajan con la coscienza da Amazon, il bhajan purifica, si incrementa sempre di più fino ad arrivare in un momento in cui sono pronto per ricevere di più. Allora quello stesso guru adesso mi dice, in realtà questo Krishna è un pastorello di Vrindavana. And we start believing like this. E noi ci iniziamo a credere. Why? Perché? He before the truth and he is also telling truth. Capisco che prima diceva la verità, ma anche adesso mi sta dicendo la verità. And he is also telling truth. E quindi anche lui mi sta dicendo la verità. You see the river is a flow. Se vedete un fiume ha la corrente. And one pound is not flowing. Mentre una pozzanghera non ha corrente. Where you drink the water in from the river or from the pound? E quindi uno va a bere un bicchiere d'acqua dalla pozzanghera o dal fiume? Where is the flow in the river? That water is fresh to drink. So this is the flow in our life that it can, you can drink. And you can make to drink to many people. Noi andremo a bere lì dove c'è l'acqua pulita che è nella corrente del fiume. Quindi questa è come una corrente del fiume che fluisce nella nostra vita e che ci fa fluire a noi nella nostra vita spirituale, che ci permette anche di far fluire gli altri. And we start liking that he's a simple cowboy, he's taking care of the cow. E quindi a noi ci comincia a piacere, ci proviamo gusto a vedere Krishna che lui è un pastorello che si prende cura delle mucche. Then we start doing more deep chanting in this feeling. No demand, no asking now. E quindi in questo sentimento cominciamo ad incrementare il nostro bhajan, il nostro canto, e smettiamo di chiedere da lui. How much material thing I will ask? Quante cose materiali posso chiedergli? Then he said, no, no, no. Krishna goal is Radhika. E Gurudev, no? E quindi quando poi noi continuiamo a facciare il bhajan con questi sentimenti di Krishna nella sua forma di pastorello, incrementiamo sempre di più il bhajan, i nostri sentimenti, e poi il guru ci dice, no, no, in realtà neanche Krishna l'obiettivo, perché l'obiettivo di Krishna è Radhika. We don't believe. E noi non ci crediamo. There is a Sri Chaitanya Charitamrita. Allora lui ci dice, guarda la Chaitanya Charitamrita. If I don't believe, Chaitanya Mercy will not come to me. E se io non ci credo, la misericordia di Chaitanya non può arrivare a me. By the grace of Chaitanya and grace of the Mahajans, slowly, slowly by chanting we realize it. Però grazie alla misericordia di Chaitanya e grazie alla misericordia dei Mahajans, delle grandi anime, attraverso il canto lentamente cominciamo a realizzarlo. There are nothing big and small. They play lila, dancing, playing. They say you are big, then they see say you are big, they say you are big. This is the pastime. How to feel how their sweet pastime is happening? This is the
you are the goal. She said, you are the goal. I'm your subject. That is the pastime. If you want to go in Gopi Bhav, you want to go in the Manjari Bhav, you want to go to Sakhi Bhav, then you can enjoy this pastime. Subject and object. Quindi non c'è superiore o inferiore, non c'è più grande o più piccolo. Delle volte si dicono tu sei più grande, io sono più piccolo, delle altre volte l'opposto, l'altro dice tu sei più grande, io sono più piccolo. È tutto un divertimento, e questo è il lila, questo è il passatempo. Se noi vogliamo entrare nel Gopi Bhav, nel Manjari Bhav, nel Sakhi Bhav, allora dobbiamo vederlo in questo modo e saremo abili nel poterlo sentire così, che non c'è chi è più elevato, più grande o più piccolo. Si scambiano i ruoli. Delle volte si dicono sei tu l'obiettivo, io sono il soggetto, e delle altre volte si dicono no, sei tu l'obiettivo, io sono il soggetto. One soul take two body. Loro sono un'anima che ha preso due corpi. One is Radha, all'other, the energy of Krishna, and one is the Krishna. Una è Radha, Lad, che sarebbe l'energia del piacere di Krishna, e uno è Krishna. Are you want to keep the strength of his energy from Krishna? How possible? You will understand Krishna tattva. Tu che vuoi fare? Vuoi tenere l'energia di Krishna lontano da Krishna stesso? È impossibile. Come potrai mai comprendere il Krishna tattva, la verità su Krishna? And these two soul become one body, that is Chaitanya. E quest'anima che è diventata due corpi ridiventano un corpo solo nella forma di Chaitanya. Gurudev. Gurudev. Can I say a little bit? Yeah, sure. I bring for you. So last time you mentioned Prema Viras Vibharata means Ramanandaya want to say something, then Mahaprabhu closed. No. This is, I think, very connected, like this. And then this subject matter is very connecting with what Gurudev say now. Because before, object-subject is fixing. But this time, this object and subject become one. Quindi prima l'oggetto e il soggetto era un tattva, una cosa fissa. Mentre adesso sono diventato una cosa sola. And interesting, Vibharata means. Vibharata significa? It many meaning. Molti significati. One meaning is bivirda mint. Completely complex, completely, what is it? Bivirda. He does not know what to do. What's going on? He does not know. This is one meaning of Vibharata. Un significato di Vibharata è che è l'essere molto complesso, non sapere cosa fare, il non sapere cosa fare. Another means Vibharata is completely taking opposite side. Un altro significato di Vibharata è quello di prendere il favore opposto. Radhika become Krishna and Krishna become Radhika. Che Radhika diventa Krishna e Krishna diventa Radhika. Sometimes Krishna become one. Krishna Radhika become one. One body. Delle volte
Radha e Krishna diventano in un solo corpo. So Radhika become Krishna, Krishna become Radhika. Quindi Radha diventa Krishna, Krishna diventa Radha. Before becoming Chaitanya Mahaprabhu, he already did to some extent this experience. Prima di diventare dell'avvento di Chaitanya Mahaprabhu, aveva già fatto questo Krishna fino a un certo punto. Actually, this is amazing experience, actually, because only Vrindavan, only Radha Krishna Lila could happen in this one. Because Radhika has Madanakya Mahababa. She can control Krishna, she can completely bewilder Krishna. Questo è possibile soltanto a Vrindavana, perché a Vrindavana c'è Radharani che ha il sentimento di Madanakya Mahabhava e lei ha il potere di controllare Krishna e di stupire Krishna. So which what Gurudev is saying is completely amazing. Krishna become Radhika, Radhika become become Krishna, and also sometimes become one, like pranaya. Quindi quello che Gurudev spiega è stupefacente, di come Krishna e Radhika delle volte diventano in un corpo solo oppure in due corpi, essendo sempre soltanto un'anima, e questo viene definito pranaya. Sometimes Radhika is feeling Krishna is touching her body, but she's thinking, oh, this is my hand. Delle volte il sentimento di Krishna è quello di toccare il corpo di Radhika, però lui sente, oh no, questa è la mia stessa mano, il mio stesso corpo. This is material world never happening, and Vaikuntha planet never happening. E questo non è mai accaduto nel mondo materiale o neanche nei pianeti Vaikuntha. Only Manjari could understand, could see, could understand this feeling. Solo le Manjari possono comprendere e vedere questi sentimenti. So, this is I feel. Krishna want to this want to be more clearly. He want to taste. He want to realize more, and then he become Chaitanya Mahaprabhu. Quindi Krishna vuole realizzare di più, vuole gustare di più questi sentimenti di Radharani, ed ecco perché prende la forma di Chaitanya Mahaprabhu. So, this Ramananda, he was just Ramananda, then stop it, the mouth. Vuoi aggiungere una cosa anche io? And this is Krishna promise is written Satyavrata. He is sitting in Satyavrata. La promessa di Krishna, che fa Krishna, viene chiamata Satyavrata, e anche qui tra noi ci abbiamo Satyavrata. C'è Satyavrata, il tuo. That I want to take the shelter of Radhika and the mood of Radhika. Quindi Krishna, he never Satyavrata. Can you explain? Someone don't know what means Satya and Vrata? What the? Truth. He promised and he keep the maintain this promise. Before he never can do, but this time he maintained this promise. Quindi Krishna ha fatto questo Satyavrata, questo voto, questa verità, e l'ha mantenuto fortemente. Prima non l'aveva mai fatto, ma adesso l'ha fatto questa promessa e l'ha mantenuta. Now you see, where is Krishna now? Adesso vedete dove è Krishna. Who is Krishna now? Is Satyavrata that he will take the mood of Radhika and he will be covered with Radhika. Where is Krishna now? Lui ha fatto questa promessa che prenderà il mood di Radhika e sarà anche ricoperto, avrà la carnagione di Radhika. Quindi se dentro e fuori per Radha, allora dov'è Krishna? Where is Krishna now? Dov'è? He promised and he's doing.
lui la... know, change himself for a moment. Lui l'ha promesso e l'ha fatto, non ha cambiato opinione, l'ha fatto, ha promesso e l'ha fatto. So, Jananda Marasena, he keep the mouth close of Ramananda Rai. Jananda Maharaj ha spiegato di come Mahaprabhu ha chiuso la bocca con la mano di Ramananda Roy. So Krishna become Radha. So Radha has to become Krishna. So that Mahaprabhu closed. Quindi Krishna è diventato Radha, allora Radha anche deve diventare Krishna. In quel momento Mahaprabhu ha tappato la bocca. Stop, not open this eye. Secret. Koi koi bhagyaman puste pare. Some few devotees realize. Will go deep in realization, they will understand this. Gli ha tappato, don't open for public. Gli ha tappato la bocca e gli ha detto no, non diffondere questo segreto, soltanto alcuni devoti i quali andranno in profondità nella pratica e si realizzeranno, allora potranno venire da conoscenza. So why Mahaprabhu is Audaria? Perché Mahaprabhu è Audaria? Because here also Radha, there Krishna is become Radha, Radha is become Krishna. Where do you find Radha and where is the Krishna? Here is Krishna become Radha. Outside Krishna, Radha is the Krishna. All both sides floating the mercy only in Chaitanya Mahaprabhu time, and we are fortunate that we appeared in this time. We have to float in this way to receive every moment mercy of Chaitanya and Radha and Krishna in this form. Therefore, thank you, Bhai. Perché Krishna è diventato Radha, Radha è diventato Krishna. Possiamo trovare tutte e due che fanno questo scambio di ruolo, soggetto-oggetto nella forma di Chaitanya. Quindi è una misericordia che viene da tutte le parti e noi dobbiamo prendere questa misericordia, dobbiamo fluire in questa corrente, perché siamo fortunati ad essere nati in questo periodo per poter fluire nella misericordia del torrente di Chaitanya Mahaprabhu. Jananda, what's I am? He say always, he teach me, unnat ujjwal rasa, he will explain now. E io ripeto solo le parole di Jayananda Maharaj, lui mi insegna sempre, a riguardo del unnat ujjwal rasa. Che cos'è? Spiego. Maybe Maharaj, we are with the time, I don't know if there is the Dinadayal. No time, but then they all will agree. Radhe, Radhe. Next time. If he's there. Dinadayal Prabhu? He's ready, bhai. Sorry, Dindayal, I'm here listening your class. Okay, I'm back. So next we start with Unnat Ujjwala Ras from Jayananda. Jayananda Maharaj will explain. No, Gurudev will explain. No, I don't know. I'm learning from him. I don't know if that I'm going to realize myself. Something has come. I will be fortunate. You give me this. No. You give me realization. I don't know if Dinadayal, are you there or Mabav? Rade, Rade. Yeah. It's Andaka. Oh, okay, Andaka. Rade, Rade. Dinadayal asked me if actually Kishori and I would read if there is time.
Yeah, that's right. We stopped. So.